della dotazione infrastrutturale le prossime. Noi in realtà collaboriamo con la Puglia Film Commission già da qualche tempo, grazie a loro e grazie al lavoro che fanno nel settore delle produzioni cinematografiche sta cambiando sicuramente, lo dicevamo nel corso della conferenza stampa, anche la narrazione di questo territorio, che è un po' uno degli obiettivi che abbiamo nel nostro piano di transizione a cui hanno partecipato i cittadini. Riconosciamo che nel settore della cinematografia è possibile creare tanta economia buona, tante ricadute, tante maestranze anche nuovi, coinvolgere i giovani, e quindi a un certo punto ci siamo detti che era giunto il momento, insomma la situazione fosse matura per fare un salto di qualità di questa relazione con la Puglia Film Commission. Abbiamo deciso insieme al Consiglio Comunale e alle forze di maggioranza di aderire alla fondazione in pianta stabile e cercheremo di dare un contributo in termini di idee, risorse, personale, come dire, per fare in modo che la presenza di queste produzioni ormai di altissimo livello sul territorio diventi stabile, diventi ordinaria, diventi uno di quei driver di sviluppo per un modello, come dire, alternativo alla monocultura industriale che ci proponiamo. Chiaramente siamo molto contenti, continueremo a ragionare insieme al Presidente dello Monaco e al Direttore Parente per aumentare anche la dotazione infrastrutturale, per sostenere i loro progetti di formazione e soprattutto per stringere una relazione importante con quelle maestranze e quegli operatori che poi vivono di cultura, vivono soprattutto di cinematografia e credo che possono avere in questo momento di uscita dalla pandemia ecco una prospettiva interessante da coltivare. Noi vogliamo aiutarli, vogliamo metterli a sistema con questi sforzi istituzionali, vogliamo che questo settore diventi sempre più strategico, insomma, per tutti i cittadini ionici. Ad apporti come questo, io mi addentro in un commento.